Siamo con Massimo Bartolozzi al termine della riunione con Comune, con CIP sulla situazione legata all'acqua e ai pozzi di Porto d'Ascoli. Com'è andata? Sì, diciamo che il grande rammarico è stato il grande assente che era l'ARPAM e noi avremmo voluto in questo tavolo soprattutto un rappresentante competente nella materia della Regione Marche che in questa situazione avrebbe molto da dover spiegare. L'incontro si è svolto soprattutto nella massima tranquillità tra persone che vogliono arrivare a un obiettivo, spero, comune, cioè trovare la soluzione a un problema. Abbiamo però potuto constatare dall'uscita che ancora non ci sono state, a distanza di un mese dall'accesso agli atti, ancora non abbiamo le analisi di queste acque, anche se ci sono stati forniti dei siti che noi non avremmo mai potuto immaginare di dover cercare dentro questi siti. Comunque, al di là di questo, ancora le analisi dei pozzi in questione, dei Fosso dei Galli, non ci sono state fornite le analisi e per noi questo è fondamentale. Fino a che non avremo questi dati, non potremo comprendere se la procedura di potabilizzazione di quest'acqua che viene fornita a San Benedetto è corretta o no. Al di là di questa disquisizione, la nostra volontà è chiara, non, e l'abbiamo ripetuto e ribadito, non accetteremo mai che questo stato di cose diventi permanente, non accetteremo mai il fatto che queste informazioni non passino alla popolazione civile preventivamente all'azione e mai accettere e la nostra battaglia, la nostra lotta utilizzerà tutti gli strumenti che sono a nostra disposizione per poter riavere, così come abbiamo già ribadito altre volte, l'acqua dei Sibillini, la migliore acqua che si possa avere in Italia, seconda alle fonti del Brenta.